Caro Gesù bambino, qualche tempo fa un mio confratello, in maniera un po' rocambolesca, si è infortunato a una caviglia. Tutti in convento, con amore fraterno, ci siamo dati da fare per far fronte alle necessità del caso. Ieri questo mio fratello mi ha chiesto di accompagnarlo in ospedale per una visita medica e io ho accettato volentieri. Mentre attendevo la fine della visita, per sgranchire un po' le gambe, ho iniziato a passeggiare per i corridoi dell'ospedale. E mi sono fermato a osservare i medici, i pazienti, gli infermieri, gli operatori sanitari. Vedevo come gli ospedali sono luoghi pieni di umanità, un posto dove si è chiamati a far regnare la cura delle persone. Il tempo della pandemia ha risvegliato in noi la coscienza di questa realtà e di questa quotidiana vocazione a cui sono chiamati i medici e tutto il personale sanitario. Caro Gesù, mentre continuavo a passeggiare, riflettevo proprio sul termine cura. Cosa vuol dire prendersi cura delle persone? La cura della persona va oltre i presidi medici, per quanto necessari e indispensabili non bastano. Tu ci insegni che curare la persona significa farsi carico del prossimo, entrare in totale empatia con la sofferenza altrui, cercare di guarirla, alleviarla, condividerne il peso. È emblematica la cura delle malattie inguaribili. Anche quando non si può più portare il malato alla guarigione, lo si può continuare a curare attraverso una serie di atti che sono tesi ad alleviargli il dolore e a sostenerlo sul piano psicologico e spirituale. Esistono malattie inguaribili, ma non esistono malati incurabili. Ogni persona è un mistero. Quando è malata, lo è ancora di più. Caro Gesù, tu senza remore sei entrato in questo mistero. E con la tua vita ci hai indicato il suo orizzonte di senso. Vieni Gesù, abbiamo bisogno della tua cura. La cura della tenerezza, del perdono, della pace e dell'unità. Con affetto, Francesco.